Sassarino del 151esimo reggimento di oggi, precocemente scomparso nel fiore della sua giovinezza. Alcuni cenni storici sul tributo che la cittadinanza di Armungia offrì all'Italia in guerra con le mostrine biancorosse della Brigata Sassari. La Brigata Sassari, costituita in Sardegna nei primi mesi del 1915, fu per l'intero arco dei 3 anni e mezzo di guerra l'unica formazione dell'esercito italiano reclutata su base regionale, composta quasi esclusivamente da ufficiali e soldati sardi, rappresentò un'eccezione, distinguendosi dalle 116 consorelle brigate di fanteria. La sua è dunque la storia di un popolo in divisa, di un pezzo di Sardegna trasferito al fronte con la sua lingua, le sue usanze e i suoi valori di riferimento. Tra il luglio del 1915 e il novembre del 1918 fu impegnato in duri combattimenti sul Carso, sull'altopiano dei 7 comuni, sulla Vainsizia e sul Piave. Fu la prima brigata ad essere citata sul bollettino del Comando Supremo il 15 novembre 1915, dopo la conquista delle trincee, delle frasche e dei razzi. Ebbe quasi 2.000 caduti e oltre 11.000 tra feriti e dispersi. Fu largamente ricomposta più volte per le sue perdite, dopo gli assalti al Bosco Cappuccio, la conquista delle frasche e dei razzi, il combattimento sul Monte Fior, sul Castel d'Umberto e sullo Zeglio, le battaglie dei Tre Monti. Da questi sacrifici, dalla sua specificità, dal coraggio e dal valore mostrati in azione, nacque il mito della Brigata Sarda, destinato a rafforzarsi nella coscienza dei combattenti per diventare parte integrante della memoria collettiva della Sardegna nel dopoguerra. Durante il secondo conflitto mondiale operò nei Balcani e dalla caduta del fascismo per la difesa di Roma dall'occupazione tedesca. Dalla sua ricostituzione avvenuta nel 1988, dopo 46 anni è stata più volte impiegata in area balcanica, in Iraq, in Afghanistan e in aree del continente africano con unità a livello di plotone in concorso a diverse missioni ONU. Dall'aprile 2016 è in Libano sotto la bandiera delle Nazioni Unite, a capo della missione UNIFIL Leonte 20. Ha sempre adempiuto a tutte le missioni nazionali di presenza e sorveglianza in soccorso alla popolazione in gravi situazioni di calamità naturali, come di emergenze di igiene pubblica legate allo sgombro di pericolose masse di rifiuti organici e non accumulatesi a diretto contatto con le popolazioni di importanti aree metropolitane italiane. Adempie con le sue unità del genio alle bonifiche del territorio nazionale ancora afflitto dalla presenza di ordigni attivi della Seconda Guerra Mondiale. Infine ha sempre garantito il suo preposto concorso alle forze di polizia per le attività sia di assistenza alle persone in afflusso nel nostro paese come immigrati o rifugiati da paesi afflitti dalle guerre, come di contrasto alla criminalità comune ed organizzata, nonché come baluardo imprescindibile per la lotta al terrorismo internazionale. Ad oggi, con il 98% di componenti sardi, la Brigata Sassari è l'unica brigata etnica dell'esercito italiano. È composta da 3 reggimenti di fanteria, 151esimo, 152esimo e terzo bersaglieri, rispettivamente con sede a Cagliari, Sassari e Teulada, e da un reggimento genio, guastatori, il quinto, posto in Macomer, dal suo comando brigata in Sassari e da un costituendo reggimento logistico oggi in embrione in Cagliari. Le sue decorazioni più importanti sono l'Ordine Militare d'Italia, 2 medaglie d'oro al valor militare, 2 medaglie d'oro al valore dell'esercito. Tra i suoi ufficiali più valorosi, il capitano Emilio Lussu, comandante della 10ª compagnia del 3° battaglione del 151esimo fanteria, occupò un posto di assoluto rilievo, guidando i suoi uomini in tutte le azioni principali. Nel corso del conflitto, Armungia diede il suo contributo al valore di alcuni che caddero in battaglia, di coloro che tornarono a casa. Armungia si onora di 5 medaglie al valor militare, 4 concesse al capitano Lussu ed 1 al sergente Niccolò Pio. Il sindaco di Armungia ed il comandante del distaccamento del 151esimo reggimento scopriranno ora le 2 targhe commemorative. Capellano militare del 151esimo reggimento, Don Marco Zara, benedirà ora la corona ai caduti che verrà posata solennemente, seguita dagli onori militari sulle note del silenzio. Seguono la corona al sindaco di Armungia e il comandante di distaccamento del 151esimo reggimento.
Attenti. Presentato. Forbalis! Onore ai caduti! Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questo evento, ma in modo particolare ringrazio di cuore, e lo faccio in nome dell'intera comunità che rappresento, il comandante del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari, il colonnello Sandro Porquedu, il cappellano militare Don Marco Zara e tutti i sassarini qui presenti. Li ringrazio perché oggi con la loro presenza qui ad Armungia ci hanno fatto dono di una celebrazione bella e soprattutto ricca di emozioni. Questo di oggi non vuole essere un semplice incontro tra istituzioni al fine di una mera inaugurazione di una nuova piazza, ma molto di più. Vuole essere piuttosto un evento, un'occasione voluta e cercata per consolidare, se possibile rafforzare, il già forte legame che da sempre noi cittadini di Armungia sentiamo nei confronti della Brigata Sassari. Un'altra occasione, insomma, per esprimere di persona il nostro grande sentimento d'affetto. Significativo è il fatto che la popolazione, invitata dall'amministrazione comunale a individuare un nome da attribuire a questa piccola piazza di recente realizzazione, abbia optato, e devo dire quasi all'unanimità, per questa intestazione. D'ora in poi, questo piccolo spazio, piccolo ma accogliente, sarà la nostra piazza Brigata Sassari. Non è casuale nemmeno la scelta dell'amministrazione comunale di restaurare, tra i tanti murales realizzati ad Armungia dal maestro Pinuccio Sciola, questo alle nostre spalle, raffigurante un gruppo di soldati della Sassari. Numerose sono state negli anni le iniziative a carattere storico-culturale promosse dal nostro comune, legate alla Brigata Sassari. Ancora oggi all'interno del Museo Storico LUSU è in esposizione un'importante mostra sulla Grande Guerra, inaugurata nel 2015, dove il visitatore potrà vedere cimeli e fotografie, alcune delle quali peraltro mai esposte in precedenza e appartenenti alla collezione Dabulin e Nardini. Tra le azioni però più significative mi piace ricordare il gemellaggio di cui il comune di Armungia con il comando della Brigata Sassari è stato promotore. Gemellaggio celebrato col comune di Sinnai e di Tempio Pausania, luoghi di nascita dei due reggimenti storici della Brigata Sassari, e con Asiago e Fozza, comuni veneti dell'altopiano di Asiago, teatro di guerra dove la Sassari, come tutti sappiamo, ha combattuto durante il primo conflitto mondiale. Ancora mi piace ricordare che a seguito del rinvenimento casuale di una lapide appartenente a un sassarino sul Monte Zebio, sempre sull'altopiano di Asiago, Armungia, di concerto col comando della brigata, ha dato vita come comune capofila a un'associazione di 122 comuni sardi per la realizzazione in quel luogo di un cimitero di guerra dei soldati della Sassari, riportando quindi e dando dignità a tutti quei morti. Il comune di Asiago e la regione Veneto, con propri atti deliberativi in segno di amicizia, gratitudine e riconoscenza, hanno fatto dono di quel lembo di terra veneta a tutta la Sardegna. Sono differenti le ragioni alla base di questo profondo legame degli armungesi alla Sassari.
Alcuni, come già detto, sono ragioni che ci accomunano a tutti i sarti, identitarie e di appartenenza alla terra, alla stessa terra. Visto che la Brigata Sassari, come appena annunciato, sin dalla sua nascita è stata composta quasi esclusivamente da sardi. Altro motivo palese legato al fatto che il nostro più illustre concittadino Emilio Lussu fu egli stesso capitano della Brigata Sassari, apprezzato dai suoi stessi soldati per il suo carisma e le sue doti umane. Vi è però una ragione che prevale su tutte, la più forte, la più profonda. Ognuno di noi ha avuto un proprio caro, nonno, bisnonno, soldato della Brigata Sassari, che ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Loro erano uomini semplici, chiamati alle armi per la difesa della propria patria, che ancora prima di essere soldati erano contadini, pastori, ma soprattutto erano mariti, fratelli, eccetera, che partivano al fronte portando nel cuore ognuno la propria famiglia e la propria terra, e spesso nella consapevolezza che forse a quella terra non vi avrebbero mai più fatto ritorno, ma che con onore vestivano quelle divise e difendevano quei luoghi e combattevano per difendere quei luoghi e l'Italia intera. A tutti quei sassarini, e non solo, che ieri nelle varie guerre hanno perso la vita per una giusta causa e che oggi ancora, purtroppo, a volte la perdono nelle cosiddette missioni di pace, per una causa diversa ma altrettanto giusta, va oggi il nostro pensiero e la nostra profonda gratitudine. Infine, un pensiero va a Roberto, nostro concittadino, e con questa targa commemorativa vogliamo rendere onore alla sua memoria e nei confronti del quale esprimo, a nome di tutti, un sentimento di affetto e di profonda stima per la bella persona che è stata. Un ragazzo semplice, umile e generoso, amato e stimato da chiunque abbia avuto l'opportunità di conoscerlo. Un sassarino doc che faceva del suo lavoro una vera missione e che vestiva con fierezza ed orgoglio la divisa della Brigata Sassari, della sua brigata. Forza Valles. Il sindaco di Armugia consegnerà ora una targa commemorativa al comandante del distaccamento 151esimo reggimento. Il comune di Armugia, in ricordo dell'inaugurazione della piazza dedicata alla Brigata Sassari. Armugia, 23 luglio 2016, l'amministrazione comunale, Forza Varis. Comandante del distaccamento del 151esimo reggimento commemorerà la memoria del sassarino caporal maggiore scelto Roberto Usai e consegnerà al sindaco e dei genitori di Roberto un crest del reggimento. Grazie e buonasera a tutti. Anzitutto rivolgo il più sentito ringraziamento al sindaco, al signor DC, all'intera giunta comunale, all'intera amministrazione comunale di Armugia, che ha voluto ancora una volta ricordare la Brigata Sassari. Porto anche il saluto del comandante della Brigata Sassari, che come voi sapete non è potuto essere presente stasera a questa cerimonia, in quanto impegnato nella missione in Libano. Porto il saluto di tutto il 151esimo, al quale è Roberto Usai, cittadino illustre di Armugia, era effettivo al nostro reggimento. Parlare di Roberto per me è particolarmente emozionante. Ricordo che Roberto era nato il 14 luglio del 2001 ed è deceduto nel 24 gennaio del 2011, cioè neanche 30 anni. Roberto era un ragazzo da un fisico possente, era alto 1,85 m, era un geometra, dall'altro aveva il titolo di studio di geometra, e nel 2001 decise di arruolarsi nell'esercito. Inizialmente il primo reggimento dove fu trasferito fu il quarto reggimento di Peschiera, e nel 2008 venne trasferito, in quanto consigliere comunale, venne trasferito al 151esimo reggimento. Durante il breve periodo in cui Roberto è stato tra di noi, ha partecipato a una missione importante in Afghanistan, dal 2009 al 2010, 6 mesi, una missione importante, intensa, piena di rischi, di pericoli anche, però ha saputo sempre cogliere l'essenza del sassarino, l'essenza del militare che si trasporta il proprio io, la propria anima verso gli altri in una missione importante di peacekeeping,
dove far crescere anche i ragazzi che non hanno la fortuna, appunto, come abbiamo noi, di avere una piazza e di avere un'amministrazione che ci dedica a tutti gli appartenenti alla Brigata Sassari una piazza così bella, così accogliente. Il sindaco ha detto una piccola piazza, è una grande piazza, dove ha un grande valore morale, storico, ma soprattutto interiore. Dicevo Roberto era un consigliere comunale, impegnato anche come consigliere comunale, quindi un cittadino stimato e ammirato così come lo era in caserma. Io leggendo qualche giorno fa anche un fascicolo di Roberto, ho trovato l'ultimo consiglio comunale a cui ha partecipato Roberto, era il 17 dicembre del 2010, cioè un mese dopo che Roberto morì. E ho visto anche la certificazione che l'allora sindaco ingegner Quarto ha autenticato. Io sono rimasto veramente colpito anche da questo fatto, come un ragazzo dopo un mese partecipa a un consiglio comunale, dopo un mese lo perdiamo anche in maniera tragica. Signor Pietro, signora Bonaria, Salvatore, grazie per averci dato anche per pochi anni, di averci fatto conoscere Roberto, ma soprattutto di avercelo dato, e noi oggi in questa significativa cerimonia lo ricordiamo con grande passione, lo ricordiamo con grande cordoglio, ma lo ricordiamo soprattutto con grande affetto. Veramente grazie. E oggi Roberto è fra di noi e anche tutti i nostri concittadini di Almungia, passando da questa piazza, si ricorderanno ancora di più quello che ha fatto Roberto, quello che i nostri antenati hanno fatto la vita da Sassari. Grazie a tutti. Comandante del distaccamento del 151° reggimento consegnerà ora crest al sindaco e ai genitori di Roberto. Signor sindaco, io a nome del 151° le consegno il crest della nostra brigata, del nostro 151°. Dove sono raffigurate le tre medaglie d'oro, a cui noi tutti andiamo orgogliosi, e tutti quanti sotto la veste di questo crest, la mattina ricordiamo all'alzabandiera, ricordiamo tutti i nostri caduti, tra i quali c'è anche Roberto Zani. Grazie. Signor Pietro, signora Bonaria, con grande commozione, ma anche con grande piacere, le consegno il crest del 151° per il quale Roberto ha partecipato e se l'è conquistato. Non mi dovete ringraziare voi, sono io, a nome di tutta la brigata, a nome di tutto il 151°, che dobbiamo ringraziare voi per averci dato Roberto. Grazie. Il sindaco con il comandante del distaccamento 151° reggimento taglieranno ora il nastro inaugurativo della piazza, che vedrà illibrarsi di alcuni palloncini in senso simbolico.
cerimonia è così terminata. Ringraziamo il Brave sindaco, Sardo, la città Corvo, i rappresentanti dell'Alma, sempre custodi di questa realtà onore, per l'onore conferitoci con questo significativo evento, che dà sostanza, viva, al motto della nostra brigata. Forza Valis! La brigata stata resa buon'ora, corride volontario già morte. Prosa pace, prosa patria, signora.